Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, ben ritrovati con l'appuntamento con l'informazione. Buongiorno a chi ci segue anche in streaming sul sito www.nettunotv.tv. Edizione di questo telegiornale che apriamo parlando di quanto accaduto in tribunale. Il tribunale di Bologna ha dato ragione infatti a due richiedenti asilo a cui il comune aveva negato l'iscrizione anagrafica in base al decreto Salvini. A dare via alla battaglia legale sono stati due richiedenti asilo, come detto, che avevano presentato ricorso d'urgenza contro il diniego del comune. La donna in particolare aveva dichiarato di aver lasciato il proprio paese d'origine sentendosi perseguitata dopo la sparizione di marito e figlio e di non disporre in città di una sistemazione stabile, ma il comune aveva detto di no. Ora però il giudice ha deciso diversamente e il sindaco Virginio Merola non si opporrà, anzi ieri ha salutato questa sentenza con soddisfazione e il comune l'applicherà senza opporsi, questo quanto ha scritto Virginio Merola sulla propria pagina Facebook. A seguito di quanto accaduto è arrivata la risposta anche di Salvini, che ha detto: sentenza vergognosa, se qualche giudice vuole fare politica e cambiare le leggi per aiutare gli immigrati lasci il tribunale e si candidi con la sinistra. Ovviamente faremo ricorso contro questa sentenza, intanto invito tutti i sindaci a rispettare, come ovvio, la legge. È il commento appunto del ministro dell'interno Matteo Salvini, che vediamo in questa immagine tratta dal profilo Facebook proprio di Matteo Salvini. A cantare vittoria l'avvocato Antonio Mumolo, presidente dell'associazione e avvocato di Strada Ollus, che offre tutela legale gratuita alle persone senza dimora. Ha detto Mumolo: abbiamo ricevuto la comunicazione della decisione con la quale il tribunale ha imposto al sindaco, nella sua qualità di ufficiale di governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici, l'iscrizione di due richiedenti asilo con le modalità previste per le persone senza fissa dimora. Questo appunto il commento di Mumolo. Cambiamo argomento, parliamo di cronaca, perché dopo gli spari in Via Mondo di sabato sera sono cominciate le indagini della polizia che hanno portato all'arresto di tre persone. Sentiamo i dettagli nel servizio e nelle parole di Luca Armeni, il capo della squadra mobile di Bologna. Le ricerche sono cominciate nei giorni scorsi, dopo i colpi di pistola sparati nella notte tra sabato e domenica ad un'abitazione di Via Mondo, al cui interno c'era una cittadina russa e due giovani minorenni. A quel punto la squadra mobile di Bologna ha fatto partire le indagini che hanno portato all'arresto di tre soggetti, due italiani ed uno straniero, per possesso illegale di armi da fuoco. Nel corso della giornata di domenica sono state effettuate una serie di perquisizioni di iniziativa da parte del personale della Polizia di Stato, della Questura di Bologna, che hanno portato poi in una di queste a rinvenimento di una pistola Glock con matricola brasa e 19 proiettili 9x19, nonché l'arresto dei tre possessori e dei tre abitanti dell'abitazione. Proprio nella giornata di domenica sono scattate le indagini, partite dalle frequentazioni di uno dei componenti della famiglia che risiede nell'abitazione colpita dai proiettili. Una serie di perquisizioni hanno portato in via Menganti, zona Santa Viola, luogo in cui è stata trovata la pistola appoggiata nel bagno e non nascosta. I tre soggetti arrestati hanno tutti diversi precedenti, due di loro sono finiti agli arresti domiciliari, mentre un terzo in carcere. La polizia però tiene a ribadire che sarà la scientifica a provare che la pistola che è stata rinvenuta, insieme ai proiettili, un manganello telescopico e due tirapugni, è effettivamente quella che ha sparato in Via Mondo. Sarà poi una serie di accertamenti fatti dalla polizia scientifica, soprattutto balistica, a vedere se quella pistola è quella che effettivamente ha sparato la notte tra sabato e domenica. C'è stato un intervento dei vigili del fuoco di Bologna e del distaccamento di San Pietro in Casale, che sono intervenuti nel comune di San Giorgio di Piano per un incendio all'interno di un capannone dove si svolge attività di autocarrozzeria. Il rogo si è sviluppato dopo l'orario di chiusura dell'attività e ha avuto origine da una autovettura. Sul posto è arrivata anche la polizia municipale e presenti anche i carabinieri. Stiamo vedendo nelle immagini quanto accaduto nella giornata di ieri. Ancora la cronaca, due italiani con dimora a San Pietro in Casale, impiegati come operai in un'azienda di facchinaggio all'interporto di Castelmaggiore, sono stati arrestati dai carabinieri di Pesaro nell'ambito delle indagini per l'omicidio del pensionato 74enne Sesto Grilli al culmine di una rapina in abitazione nelle campagne pesaresi. Ai due si è arrivati tramite il riconoscimento con il DNA. Sono finiti in manette all'alba del 1° maggio. Il pensionato di 74 anni venne rinvenuto cadavere, imbavagliato e legato ad una sedia nel soggiorno della sua casa nella provincia di Pesaro. Tutto questo fu ritrovato da un vicino di casa la notte del 17 marzo scorso.
Grilli giaceva a terra, riverso su un fianco, bloccato a una sedia e con del nastro telato che gli avvolgeva le mani, il torace e il viso. Presentava inoltre una vistosa ferita alla testa che aveva provocato una copiosa fuoriuscita di sangue. Queste indagini hanno portato, come detto, all'arresto di due uomini e sembra che alla base del delitto ci possano essere questioni legate a prestiti di denaro. Cambiamo decisamente argomento. L'arcivescovo di Bologna, Sua Eccellenza Monsignor Matteo Zuppi, ieri ha partecipato a Villa Pallavicini ad una giornata incontro che ha riunito più di 300 bambini dei doposcuola di Bologna. Andiamo a sentire le parole dell'arcivescovo. Questo, i doposcuola servono tanto per questo, è il motivo per cui tante parrocchie accolgono, animano, perché è il modo con cui costruire tanta relazione, con cui seminare per il futuro. Credo che questo legame è comunque importante, il fatto di vedere tanti ragazzi anche diversi, che sono già una cosa soltanto, stare insieme, imparare le regole del gioco, imparare a giocare insieme e a rispettarsi, credo che sia preparare davvero un futuro migliore. C'è tanta integrazione anche. Cioè, oggettivamente, ma l'integrazione c'è già di fatto perché a scuola stanno insieme. Però l'integrazione non è soltanto stare nella stessa classe, non basta, come l'integrazione non è che abitano nello stesso condominio, cioè la vera integrazione è la conoscenza, il rispetto, l'aiutarsi, e delle occasioni come questa aiutano davvero appunto a una vera integrazione che è pensarsi insieme. Ai nostri microfoni ha parlato anche Silvia Cocchi, incaricata pastorale scolastica della Chiesa di Bologna, che ha organizzato l'evento. Ha un valore di grande gioia, di grande comunione, si respira il senso del rapporto umano, dell'umanità che c'è all'interno di ogni doposcuola. Essere qua quindi tutti insieme è una forza ancora per andare avanti e per ciò che abbiamo fatto fino ad oggi qua. Tutto è nato da un invito fatto dall'arcivescovo l'anno scorso. Sì, l'anno scorso quando ci siamo visti qua, sempre in questo periodo, maggio, a Villa Pallavicini con i coordinatori del doposcuola della diocesi di Bologna, stiamo parlando circa di 45 doposcuola, e lui ci ha salutato dicendo però ci vediamo l'anno prossimo ma con una grande festa, con gioco. E abbiamo messo giù nei mesi scorsi, grazie anche alla presenza e alla serietà di tante amiche che hanno collaborato per questa giornata, abbiamo messo giù nei mesi questo pomeriggio insieme, dalle 2 alle 5. Oggi qui a Villa Pallavicini ci sono circa 350 bambini e ragazzi che dopo un saluto iniziale sono là nel campo e si vedono, fanno una grande allegria e giocano insieme. C'è stato un incidente questa mattina in tangenziale, 8 le auto coinvolte e anche un camion, tutto questo all'altezza dell'uscita 4, quella dell'aeroporto in direzione San Lazzaro. L'incidente è avvenuto poco prima delle 9. Chiusi i due svincoli, inevitabili anche disagi al traffico, interamente deviato per circa un'ora. Sul posto sono intervenute le auto della polizia stradale per i rilievi e per controllare la viabilità e non risultano esserci feriti gravi dopo questo maxi incidente. È stato presentato questa mattina l'evento Condividi l'Orto per la raccolta fondi a favore dell'Orto Botanico dell'Università di Bologna. Ai nostri microfoni ha parlato il rettore dell'Università, Francesco Ubertini. Questa è un'iniziativa per la quale voglio ringraziare Ascom per l'entusiasmo con quale ha aderito a questa proposta. Sarà una giornata domenica 12 maggio, dalla mattina dalle 10 fino alla sera, dove all'interno dell'orto avverranno tantissime cose, richiamiamo suoni, sensazioni e sapori, ci saranno molti associati di Ascom che intratterranno tutti i visitatori dell'orto, avremo delle visite guidate, ci saranno, come dicevo, degli associati, ci saranno le sfogline, i cuochi, le orchestre, lo yoga, sarà una bellissima giornata dove poter scoprire tutte le meraviglie dell'orto botanico, e tutto questo serve a sostenere il progetto che abbiamo lanciato in dicembre di riqualificazione di questo splendido luogo a 450 anni dalla nascita dell'orto botanico a Bologna.
che per noi, diciamo, è il simbolo dello sforzo che stiamo facendo come Ateneo di apertura dell'università alla città, alla società, cioè quello che chiamiamo terza missione, e del nostro sforzo sulla sostenibilità. Cioè, tutto questo in questo luogo magico trova sintesi, qui c'è sintesi tra passato e futuro, tra ricerca e formazione, tra università e città, quindi speriamo che vengano tantissimi bolognesi questa domenica, speriamo di sole all'Orto Botanico. Noi abbiamo presentato un progetto di massima insieme al nostro, diciamo, più importante supporter, che è il Carlino, che ha sposato con noi questa iniziativa, e a Banca Intesa. Abbiamo presentato un progetto di massima che prevede la riqualificazione di questo comparto dell'orto. Qui c'è una riqualificazione che vogliamo portare avanti della parte verde e una riqualificazione delle palazzine che insistono. La parte delle palazzine verrà portata avanti dall'università. Proprio ancora a parlare di università, perché ieri nella sede della Facoltà di Giurisprudenza si è tenuto il seminario dal titolo Le mafie al nord, tra infiltrazione e radicamento dell'impresa mafiosa. L'incontro è stato animato da Nando Dalla Chiesa, docente di sociologia della criminalità organizzata, che ha parlato ai nostri microfoni dei processi attraverso i quali la mafia si è potuta infiltrare al nord. L'intervista di Elisa Orlandi. I processi sono diversi, non è arrivata sempre nello stesso modo. È arrivata sulla base di movimenti, spostamenti di persone, di famiglie che avevano poi dietro di sé anche elementi legati all'andrangheta, oppure, o a Cosa Nostra, oppure attraverso il confino, cioè il soggiorno obbligato, oppure ci sono state anche, da un certo punto in poi, anche delle scelte strategiche di andare a investire in certi settori, di conquistare certi territori, e questo si nota soprattutto negli ultimi 20 anni. Quali sono i luoghi privilegiati dai mafiosi qui al nord? I luoghi dove prendere le decisioni, dove si ritrovano, sono i bar e i ristoranti. Certe situazioni, ci è stato detto anche i prati, che richiamano gli ambienti della madrepatria, in cui trovarsi a fare il capretto, ma sono prati di proprietà comunque, ecco. E poi, certo, ci sono anche i luoghi, le loro ville, le loro case, dove si possono tenere degli incontri. Quello che bisogna dimenticarsi è che loro si trovino negli uffici della borsa o nelle sale delle grandi banche. Ecco. La società civile come fa a difendersi da questi fenomeni? Ma soprattutto conoscendoli, abituando a riconoscere anche i segni della presenza, a chiudere i varchi, perché molti varchi li lasciamo aperti per inesperienza, per incompetenza, a volte perfino per amor di quiete, dove magari basta, come si è dimostrato in Liguria, in un paese, un capitano dei carabinieri che fa le sue indagini, oppure basta un prefetto come a Reggio Emilia per mandare a soqquadro un equilibrio velenoso per una città. Apriamo adesso la pagina sportiva. Il Bologna tornerà ad allenarsi oggi, seduta d'allenamento per i rossoblù a porte chiuse in vista della gara contro il Milan. Vi ricordo, si gioca lunedì alle 20:30. La giornata di campionato di Serie A invece ricomincia questa sera con il derby tra Juventus e Torino. Chi scende in campo stasera è anche la Virtus di Saša Đorđević, semifinale contro il Bamberg delle Final Four di Basketball Champions League. Chi vince va in finale, chi perde invece saluta il sogno di conquistare la Coppa Europea. Ieri è stata giornata di conferenze, hanno parlato Đorđević e Aradori. Andiamo a sentire le parole dei due protagonisti bianconeri. Yes, our goal was to reach the Final Four and we had Uno dei nostri obiettivi ad inizio stagione era quello di raggiungere le Final Four, e da quando è arrivato Đorđević ha dato una grande spinta per arrivare qua, e ora ci siamo. Forse siamo la squadra con più esperienza, e il nostro obiettivo è quello di tornare a Bologna con una Coppa Europea che manca da 10 anni. Nella gara di andata contro Nanterre avevamo perso di 8, e loro ci avevano messo tanta energia e sono una buonissima squadra. Però sapevamo che al ritorno a Bologna le cose sarebbero state diverse, e con il supporto dei nostri fantastici tifosi abbiamo ribaltato la partita e ora siamo qui. Il campionato italiano?
Ovviamente in Serie A le cose stanno andando diversamente, ma l'obiettivo è cercare di vincere questo trofeo e non vogliamo pensare ad altro in questi 4 giorni. Per prima cosa voglio congratularmi con i miei colleghi. Per noi è un grande onore essere qui e anche per la società che rappresento. Adesso abbiamo la possibilità di lottare per vincere e questo deve essere il nostro obiettivo. L'unica cosa che so è che per affrontare questa competizione servono entusiasmo, sorriso e tanta voglia di lottare con il cuore. Il Bamberg è un grande club, dominano in Germania da tanti anni, hanno giocato l'Eurolega ad alti livelli, hanno un ottimo coach e un'ottima organizzazione societaria. In più hanno tanta esperienza e tanta fisicità. Sarà una grande partita. Sono felice di condividere questa competizione con il mio staff, i miei giocatori e tutti i dirigenti. È una cosa fantastica fare parte di questi 4 team e lottare per vincere questa competizione. Per me è una grande gioia. Appuntamento dunque questa sera per le V-Nere di Sasha Djordjevic. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Grazie per essere stati in nostra compagnia, grazie alla regia di Andrea Alfano. A voi tutti, buon proseguimento di giornata.